Questo riguarda l'ufficio immigrazione che però ha fatto fronte con un aumento delle notifiche degli espulsioni e degli ordini. È aumentato anche il numero di permessi di soggiorno rilasciati. Chiaramente il carico di lavoro che l'ondata migratoria porta ha una refluenza su alcune attività. Però, come ho sottolineato, c'è stato un aumento dell'attività di prevenzione, un aumento di identificazioni di persone sul territorio, un aumento del controllo delle autovetture, un aumento nel controllo degli esercizi pubblici. Ritengo che siano tutte attività che abbiano contribuito all'abbassamento dei reati a Savona e nel comune di Lazio. Ecco, c'è stato registrato appunto un aumento di quasi tutte le attività legate alla prevenzione, alle operazioni della polizia sul territorio e quindi una diminuzione dei reati, non solo dei furti, ma in generale dei reati. Quanto è difficile in un momento in cui i fondi sono sempre meno, le voci di crisi sono sempre maggiori, riuscire a garantire servizi sempre maggiori e sempre più efficienti con le difficoltà legate alle forniture, alle risorse umane? Beh, intanto con l'entusiasmo, poi noi ci reputiamo delle persone privilegiate perché siamo dei lavoratori che hanno un impiego stabile e riteniamo di dover dare alla comunità qualcosa in più. Poi sull'esperienza dell'anno precedente abbiamo adottato dei correttivi. Lì dove abbiamo chiesto dei rinforzi abbiamo avuto il dipartimento vicino che ce li ha assicurati e questo ci ha consentito di essere presenti ad Albenga, di essere presenti nell'Albenganese, essere presenti a Varazze e lì dove i sindaci evidenziavano anche in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle esigenze. I numeri erano sicuramente molto positivi, difficile fare di meglio, ma bisogna sempre provarci. Quindi nel 2017 quali sono gli obiettivi della Polizia di Stato in cosa intervenire ulteriormente? Per noi è sempre migliorare, ottimizzare, essere vicini alle istituzioni locali che in questo momento sono in grandissime difficoltà, essere vicini alla gente, come dice il nostro motto, serietà nell'impegno ed entusiasmo. Ecco, sono aumentati i controlli nel corso dell'anno e sarà integrato anche il sistema di videosorveglianza e saremo i primi in Liguria ad avere un sistema integrato. Sì, saremo i primi. Io credo molto in questo tipo di dispositivo, anche perché dobbiamo passare a una sicurezza non 2.0 ma 4.0. È un inizio perché consentirà di mettere in linea, in rete, a sistema 100 lettori targhe, però se con intelligenza, grazie anche alle indicazioni che i colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ci daranno, riusciremo a monitorare bene il territorio, daremo una grandissima svolta al sistema della prevenzione e al controllo del territorio.